Mauro Viceconte, bronzo agli europei di Budapest del 98 e primatista italiana con 2:23 e 47 per diverso tempo, nonché vincitrice di importanti maratone come Roma e non soltanto. Ma oggi Mauro Viceconte come interpreta la corsa? Continua a correre? Guarda, per anni dopo aver abbandonato, insomma lasciato e ricordato la maglia azzurra, ho fatto la mamma e da qualche tempo ho ripreso a correre grazie al progetto che abbiamo alla Mandria con il centro allenamento, ed è stata un'ottima occasione per rimettermi le scarpe, ma soprattutto ritrovare quelle belle sensazioni che avevo di un tempo, e mi sono messa anche il numero e ho fatto qualche non competitiva e adesso gareggio giustamente per il piacere di gareggiare, e chissà, ci sono anche degli obiettivi da master, ma insomma non ho programmi, vivo la corsa in modo molto libero e senza delle forzature, ma mi diletto anche a fare da spettatrice, perché vivo la corsa anche in modo diverso, facendo da testimone a persone che in questo momento investono tutte le loro energie in gare che io ho già fatto, dove ho esperienza e posso comunque in qualche modo portare testimonianze e dare loro consigli. Il ricordo più bello, più significativo della tua carriera di atleta? Ma il ricordo più bello è sicuramente l'esordio in maratona, perché comunque la maratona è allora, forse adesso non più, però per la prima volta che si corre una 42 km è comunque sempre un traguardo importante finirla e soprattutto togliersi quella paura della distanza. Poi dopo la prima maratona si inizia a pensare al tempo come tutti, e quindi bisogna fare un po' di esperienza, e dopo un po' di esperienze il risultato più bello indubbiamente è stata la medaglia di bronzo agli europei del 98, e quella più eclatante con il tempo migliore naturalmente è Vienna con il record italiano. Naturalmente ogni maratona ha la sua storia, e dietro ogni maratona c'è una preparazione diversa, c'è uno stato d'animo diverso, una preparazione psicofisica e mentale diversa. Ma dietro quel record italiano di Vienna del 2000, se non ricordo male, che allenamenti c'erano? Ma naturalmente questi record non nascono da nulla, ma nascono dopo una crescita sportiva, atletica, soprattutto una crescita nel tempo. Infatti la mia è stata una crescita graduale in azzurro, dalla prima maratona nel 94 agli europei del 98 e all'Olimpiade di Sydney dell'anno 2000. Quindi c'è stata una crescita mentale soprattutto, perché abbiamo molti limiti mentali, e dopo il limite mentale naturalmente si può lavorare anche sull'allenamento, però bisogna anche avere una dote che può essere una dote fisica, il nostro motore, insomma la nostra capacità di soffrire, di andare oltre, di perseverare, perché sappiamo che dietro la maratona c'è davvero una grande preparazione. E nel mio caso erano 40 km al giorno e anche un terzo allenamento che non riguardava la corsa, ma benché una seduta in piscina con degli stivali particolari dove curavo praticamente l'elasticità, lavoravo molto in piscina proprio per guarire una fascite plantare, e dopo aver guarito questo episodio ho continuato a lavorarci sopra e ho notato che mi ha portato molti benefici, tant'è vero che in quell'anno ho corso con le scarpe da maratona anche nel mio primato sui 10.000 metri, quindi non ho usato i chiodi, proprio perché grazie a questi lavori ho sfruttato l'elasticità che avevo, evitando anche probabili infortuni. Quanto gioca l'aspetto mentale in una maratona, in percentuale? Secondo la tua esperienza? Ma tantissimo, perché comunque si può anche non essere al massimo fisicamente, ma se si è mentalmente pronti
e, come dico io, allineati mente, corpo e spirito e fisico, naturalmente si avranno i risultati migliori, proprio perché la testa è quella che ci fa reagire anche con poco allenamento, ma riusciamo a sfruttare al massimo quello che abbiamo fatto pensando con la nostra razionalità e sfruttando al massimo tutte le circostanze, insomma.